Quello che segue è un incredibile e raro filmato, non prima degli anni Ottanta, di scienziati russi che conducono esperimenti cimatici utilizzando la frequenza dell'etere per generare energia gratuita e confermare che il nostro universo è composto da vibrazioni. Tutti questi processi sono la causa di quello che hanno deciso di chiamare gravità. La periodicità degli elementi dell'etere determinano che questi cicli sono processi elettromagnetici, esattamente in queste forme sequenziali, leggi universali che stabiliscono qualsiasi cosa nella fisica classica per il nostro mondo. Ma l'energia all'interno della nanostruttura supera il nucleare di un numero di volte impensabili, 10 alla 74esima. Il movimento rotatorio degli elementi dell'etere può essere convertito in vibrazione e in seguito in elettricità, esattamente come la forza nascosta del vapore che viene convertita in movimento per la locomotiva. Quello che basta è creare una locomotiva in questo mondo a livello microscopico in grado di forzare i suoi elementi e farli vibrare. Se si riesce, significa fondamentalmente una nuova fonte di energia la quale crea un'elettricità ad alta frequenza in qualsiasi punto dello spazio. Conduttori di forma speciale dirigono le vibrazioni degli elementi dell'etere lungo la loro superficie, che sono in grado di forzare e far così vibrare i suoi elementi. È importante mantenere questa vibrazione senza farla svanire. Questo è perché il conduttore deve salvare la vibrazione. Il conduttore si chiama risonatore. La vibrazione è salvata. Quello che si perde è meno dello 0,01%. Nel filmato, specialmente grazie alla grafica del computer, tutto è possibile, ma in realtà è molto più complesso. Per ottenere la risonanza è richiesta una elevata accuratezza nella fabbricazione, una perfetta purezza dei materiali e una buona preparazione tecnologica, oltre ad una notevole conoscenza della materia a livello subatomico. Ovviamente è necessaria una sovvenzione per questi progetti. Questo è un laboratorio di radiotecnica. Qui vengono testate le proprietà di risonanza di vari sistemi. Nel nostro caso viene chiamato il tridente di Nettuno. Attivando la messa a terra e il generatore che trasmette il segnale, prende il via il segnale elettronico riflesso che viene testato. Il segnale dipende dalla posizione del conduttore del test. La tensione massima è sulla punta del conduttore. Non è facile eccitare il risonatore, ma lo strumento visualizza la presenza della risonanza. Questa griglia è realizzata con diversi risonatori simili alla croce. Minori sono le onde radio trasmesse, migliori sono le proprietà risonanti. Da tutto ciò arriva la grande richiesta di qualità dei materiali e la loro simmetria. Proviamo a misurare le perdite di radiazione. Qui il segnale dipende dalla posizione di chi sta conducendo il test. Per tutti i risonatori esistenti, il coefficiente di riflessione è minore di 1. Ma nel nostro caso è più alto. Significa che il risonatore all'interno ha convertito l'energia dell'etere in elettricità. L'ipotesi di usare l'energia di una nanostruttura è confermata. Tutto questo renderebbe inutili tutti gli sforzi dell'umanità di migliorare l'uso del legno, del carbone, del petrolio o quelli ecologicamente pericolosi come i processi chimici e l'energia nucleare. Come sapete, tutti i progetti di macchine a movimento perpetuo non sono assolutamente accettati da qualsiasi ufficio brevetti, ma quello nelle nostre mani non è una macchina a moto perpetuo. È semplicemente un convertitore dell'energia dell'etere in elettricità. L'altra cosa è che l'energia di una nanostruttura di per sé stessa è inesauribile. Vediamo il movimento nell'ambiente. L'aria muove la bandiera.
Fisicamente è impossibile immaginare il movimento della bandiera relativo all'aria, come per il pesce che nuota attraverso l'acqua o come lo strisciare dei serpenti sul terreno. Tutti usano l'ambiente per i loro movimenti. E, come succede per loro in questo nano world, possiamo usare anche il movimento. Se si rompe la simmetria del risonatore, la potenza non sarà più controbilanciata e comincerà a saltare nell'etere come fa un pesce o un serpente in opposizione all'ambiente. Questo è un risonatore che converte l'energia di un moto a livello microscopico in elettricità. Tutti gli altri risonatori funzionanti ci sembrano molto familiari, vero? Il tridente di Nettuno, Zeus, Shiva, il dio Perun o altri dei. Tutti loro sono simboli di potenza e di energia. Sarà un caso? Questo modello di nanostruttura ha gli assi in simmetria. In questa veduta è chiaro che la base di questa è una croce cristiana. E in una veduta differente gli stessi assi formano la stella di David degli ebrei. Il computer può mostrare benissimo questo fenomeno. Questa è la rotazione del modello con un propulsore elettrico chiamata la ruota del diavolo. E se cambiamo posizione si può vedere chiaramente la svastica. Strano, vero? Il modello della scienza delle microstrutture riunisce simboli di tutte le religioni. Strano, vero? Ma non sarà un caso? Se un'antenna è in grado di far vibrare l'etere, potrebbe farla rimbalzare come fa un pesce dall'acqua? Per quanto vicino o lontano possono arrivare i ricercatori, riusciranno nella creazione di un semplice motore per degli economici dischi volanti. Queste scoperte hanno lasciato simboli differenti delle religioni: il quadrato nero, la croce, la croce del popolo dei Komi, la croce degli Udmurti, gli orecchini dei Trubceschi, i modelli lettoni. E adesso arriva spontanea una domanda. Tutte queste analogie possono essere derivate da dei veri prototipi, convertitori di energia? Come appaiono? Tutte le forme, le strutture dei nostri modelli sono sempre state prodotte per degli ornamenti tradizionali, disegni, utensili, elementi delle grate e delle recinzioni, gli innumerevoli oggetti per i rituali sacri e decorativi. Forse sono veramente memorie di chi ci ha visitato. Dopotutto, gli aborigeni hanno costruito degli aeroplani di paglia dopo aver visto i bombardieri americani nel film tratto dal libro Ricordi del futuro. Ma potrebbe trattarsi del passato? La stessa connessione dei nostri modelli si vede nelle architetture religiose. Modello del motore, le cinque cupole. È più facile da verificare rispetto al risonatore. Abbiamo solo bisogno di governare la fonte di energia e le cariche elettriche prodotte dall'eccitazione dei risonatori ed iniziare il movimento secondo tutte le leggi della fisica. Potete pensare che il movimento è collegato allo scintillamento o ad altri effetti collaterali. Tuttavia, gli esperimenti mostrano che l'influenza delle cariche ed il flusso elettrico sono bloccati da una stanza ermetica e che la traiettoria circolare blocca gli effetti dei campi statici e magnetici. Il motore funziona anche all'interno di uno schermo metallico.
I risonatori possono anche cambiare la loro forma, perché la cosa più importante è solo la simmetria. Ma come si può creare un motore più potente? Si possono combinare in batteria molti elementi. Così possono lavorare in una direzione senza alcun problema. Questa conversione riesce a mantenere le proprietà di risonanza. E ripetendo l'operazione su differenti assi si può espandere la forza di trazione. Con un'ulteriore compressione del sistema amplificherà la densità di potenza delle sue unità. Sembra un tappeto volante delle fiabe? Forse era così. Lo sviluppo e l'implementazione di una tale fonte di energia ci condurrà verso una nuova rivoluzione tecnica. Questo prima del sionismo, come il vapore, l'elettricità, l'atomo. E fonti di energia come queste sono eterne ed innocue, e arriveremo a questo molto presto.